Signori, bentornati su Elsid. Allora, faccio subito una piccola premessa dicendovi che sono le 4:34. Io non riuscivo a dormire e ho detto perché no? Perché non registrare un gioco allegro, no? E siccome volevo continuare anche Elsid e poi farlo di notte ha sempre il suo fascino, soprattutto un gioco che come questo mi mette i brividi. Quindi l'unica premessa che voglio fare è quello che magari parlo con questo tono di voce, cercherò di stare attaccato al microfono, sperando si senta bene, insomma. Nell'ultimo episodio, che tra l'altro abbiamo portato in live, eravamo arrivati qui nella clinica dove Camilla si trova qua davanti a noi e adesso vediamo che cosa succede. Intanto il cagarello è incredibile. Come si accendeva la torcia? Ma non possiamo accenderla. Porca puttana, è Camilla messa qui? Così a caso? Camilla, stai bene? Chissà di che anno è sto gioco, perché è tipo una grafica, che ne so, tipo... Vedi tante puntine. Guardiamoci bene intorno perché tutto può essere utile. Queste cosa sono? Manca tipo... Serve la cosa, la radiografia, tipo le lastre. Si è aperta la porta. Ma fa culo a lui con questi suoni. Ok, dobbiamo trovare le lastre, insomma, dei raggi di Camilla. E questa porta si è aperta da sola. Maria, raga, io c'ho troppo cagarello, vi giuro. Sta roba registrata alle 4 di notte, non si può fare. Non si può fare, raga. Aiutatemi voi. Siamo all'interno di un ospedale probabilmente psichiatrico. Dato che noi siamo uno psichiatra, quindi questo ospedale... Io vi tengo il volume così, raga, perché voglio farvi cagarellare anche a voi. Probabilmente quando ci saranno dei suoni troppo alti a me non mi sentirete se parlo. Comunque si potrebbe coprire la mia voce. Perché io parlo piano. Mamma mia, dove stracazzo siamo? Vietato l'ingresso. Tra l'altro un ospedale italiano. E fa ancora più senso perché vedete, tipo, l'ospedale del mio paese è così più o meno. Cioè, le mattonelle sono uguali, i muri così con questo verde acqua. Cioè, capito? Quindi questa cosa ti dà ancora più senso. Ah, qua ci sono tutti i vari piani. Terapia intensiva, questionate, eh. Cos'era sto suono di merda? Ustionati potremmo. Vedere. Ah no, mi sono confuso con Layers of Fear che c'era quello. Mamma mia, raga, è proprio bruttissimo. Usa l'elevatore per accedere al quinto piano. Ci sono lavori in corso, vedete, ristrutturazione. No, no, raga, è arrivato il momento secondo me di accendere la cam. Sono cacarellato addosso, vedete come sto sul microfono? Io cerco di parlarvi così, è l'unico modo che ho per evitare di fare rumore. Io qua appena ho visto Satana, ho appena visto Satana qua, no, non va bene. Ci sono dei fogli a terra, vorrei vedere se questa porta si apre. No, non possiamo interagirci. Qua c'è tipo un telefono, ma non possiamo interagire. Direi di tornare indietro, mi sembra normale. Questa si apre, qua c'è l'elevatore, c'è l'ascensore che portava al quarto piano, ma qua siamo analisi clinica, ascensore, prenotazione e rianimazione. Noi per cercare le lastre, ma questa è di nuovo la sala operatoria dove c'è Camilla. Io mi auguro siano soltanto suoni ambientali. No, qua c'è ancora Camilla, va tutto bene. Dobbiamo entrare da un'altra parte, Madonna. Non vedo l'ora di andare da un'altra parte a esplorare luoghi incredibili. Allora, per come ho capito, c'è nel... Quindi in teoria noi dobbiamo andare nella sala riparazione, della rianimazione. E la sala rianimazione non è qui, ma dovrebbe essere qui. Qua l'avevamo vista noi, la sala rianimazione. Dove cazzo era il cartello che indicava? Sotto è bloccato. Poi comunque noi siamo al quarto piano in teoria, perché sotto era il terzo, quindi noi siamo nella terapia intensiva e infatti c'è Camilla, quindi Camilla in terapia intensiva. Se saliamo al quinto però, che dovrebbe essere il piano giusto,
Onestamente non so dove cercare perché sembra tutto ininteraggibile e chiuso. Gli ascensori, a meno che questa si apre, ma no, personale autorizzato. Chiara, raga, ma guardate qua, ci sono delle chiavi, ma non posso interagire. Per forza qua, comunque, usa l'elevatore, secondo me devo andare. Comunque, raga, non vorrei dire, ma l'idea di un ospedale con dei piani di ristrutturazione. E senti questi rumori? Raga, è agghiacciante. Qua c'è messo serratura rotta, tipo usa l'ascensore per accedere al quinto piano. Ma veramente ho preso una rosa? Non mi dire che era la rosa quella che mi serviva per andare avanti. Punto dove mi viene di mettere una rosa e magari a Camilla come segno di affetto, perché penso, presumo, stiamo vivendo un ricordo, no? Di noi in ospedale con Camilla in terapia intensiva. Lasciamo la rosa. Cazzo, la mettiamo la rosa. A cosa potrà servirci questa rosa? Rosa rossa. Le donne la amano. Madonna, mi sono cagato, raga, e ho chiuso io la porta. Camilla De Santis. È nata il 13 febbraio del 60. Beh, comunque abbiamo trovato la cartella clinica, no? Di Camilla. E penso che un altro oggetto chiave che ci può servire per capire la situazione qui. Allora, noi dovremmo trovare la foto mancante dell'album, le lastre di cosa? Di Camilla. Addirittura sono due lastre. Assurdo. Oh. Cosa cazzo ho preso? Mi era sembrato di vedere. Guarda qui. Ho trovato la chiave, porco di quel cane, raga. 2 ore che giro, 2 ore, 2 ore. Era questo? Benvenuti nel reparto rianimazione. Sono veramente orgoglioso di presentarvelo. Con grande stile, vi ricordo sempre che sono le 4, le 5 di mattina. Ed è tutto molto allegro, molto bello, bello, bellissimo, incredibilissimo. Madonna, ratto. Alastra. Oh, Mario Rossi. Ma mia moglie era Laura Rossi. Mario Rossi. Cazzo, è tipo mio cognato. Beh, erano tutti ricoverati da me, queste persone. Che era, sembrava una. Un femore stoccato, tipo. Possiamo metterla intanto. No. Ma che gioco è, raga? No, 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 raga. Non è normale. Uno di voi nei commenti ha detto prova V-Sage. Io V-Sage l'ho giocato, raga. Questo qui, lo dico e lo ridico, è il gioco più horror che io abbia mai visto. Non so perché. Dipende da quello che poi ognuno di noi reputa pauroso. Per me, già un'ambientazione italiana mi immerge di più in quello che è il gameplay, no? Perché una casa italiana è molto più simile alle nostre. Questo ospedale è identico a quello che abbiamo noi, almeno da me c'è un ospedale semi-identico.
E quindi per questo motivo già mi cattura di più. Ma poi quello che vediamo, raga, persone in sedia a rotelle che non avevamo mai vista ed era bruciata. Ricordatevi che noi siamo nel reparto ustionati. Al quarto piano siamo. E c'era una ragazza bruciata in sedia a rotelle, dove noi abbiamo messo un fiore. Come si è alzata, quello che è successo, i suoni ambientali, sta raga. Mai vista una roba del genere. Tra l'altro c'è una foto. La foto mancante. Ma possiamo vederla sta foto? Trova la giusta sequenza. È l'armadietto dell'ospedale. Con una foto. Cazzo significa? Terribile raga. C'ho i brividi mentre gioco. Allora noi dobbiamo andare a posare la lastra. Con calma. Se non capita Godzilla qui. Ma speriamo che Camille è ancora lì ferma per non rompere i coglioni. Sì. 100 euro che metto la lastra e si muove comunque, mi sembra scontato però. Ah, le devo trovare penso tutte e due per poter interagire. Abbiamo una foto che indicava un armadietto con un quadro e ce l'ha messo trova la giusta sequenza. Probabilmente ci sarà un armadietto, uno l'avevo visto per esempio in questa stanza. Un armadietto che magari ha questo quadro accanto. Era tipo così, però qua c'è il quadro del signore, dubito sia questo. Aspetta, diamo una controllatina per sicurezza. Ah, ecco, vedi. C'è una borsa. Oh, chiave intensivo, reparto terapia intensiva, che se non sbaglio era questo. Sì. Mamma mia. Proprio brutto. Proprio una merda. Pecarello incredibile. Tipo l'ufficio. Oh, le chiavi. Magari c'è la coppia per il quinto piano, ma non penso. Qua vuoto. Blocco note. Vabbè, avvisare il signor Rossi che la chiave della lavanderia è stata spostata, messa, insomma, su nell'ufficio del dottor Ranaldi. Quindi ci tocca andare in questo ufficio del dottor Ranaldi a trovare la chiave della lavanderia. E in tutto questo la sedia a rotelle è ferma ed è un bene. Dato che abbiamo capito che quel mostro penso si muova con la sedia a rotelle. Posso interagire con tutti i piani, raga. Allora, andiamo al piano terra, giusto per... Non mi piace per niente, ve lo dico, Ma buongiorno. Cioè io in giro per l'ospedale devo trovare la lastra. Ma siete formanate voi? Oh, questo è tutto il registro di tutte le persone messe nel reparto traumatologia comunque. Fornari Francesco, Fusco Ciro, De Santis Angelo nella stanza 1A. Quindi anch'io sono finito in ospedale. Era questo, mi pare. Nella 3B chi c'era? Cozzolino Sandra. Era qui. Niente di... Mamma mia, è proprio brutto. Guarda qui tutti i piani in costruzione. Mamma mia. Qua è autorizzato solo il personale. Oh, questa qual era? Seconda B, Fornari Francesco. Che quadri di merda, tra l'altro. Il cesso. Perché ci ha messo tipo OPC1? Penso che ha cambiato tutto il coso. Cioè non c'è mai stato scritto una roba del genere. E non è il primo cesso che chiudo. Sono paralizzato, raga, dalla paura. Ma poi che suono ho in testa? Dove stracazzo vado? Non posso manco tornare indietro.
sedia a rotelle è sempre qua. Secondo me la sedia a rotelle è proprio l'indizio. Dove cazzo va? Ma tutto questo solo perché ho buttato l'acqua. Minchia, questa posso aprirla pure. Mamma mia, raga, bruttissimo. Cazzo di armadi anche qui. Perché c'è sto suono no sense di merda? La mensa, la lavanderia. La lavanderia sarebbe di qui, ma è chiusa. Maria, raga, ho visto una porta davanti a me. Io voglio lasciarvi il silenzio. Uno, perché non posso parlare poco. Due, perché veramente sto gioco è da godersi così. Secondo me, da vivere insieme. Teniamoci virtualmente per mano. Perché veramente io non ho parole. Non ho parole, raga. Continuo giro di ansia, paure. E raga, noi già abbiamo visto. Fermiamoci un attimo a pensare a quello che abbiamo visto finora nel gioco. Abbiamo visto una bambina distesa sul letto che si è alzata, inquietantissimo. Una persona tipo una specie di macellaio, no? Con il grembiule sporco di sangue, pelato, che ti cammina, penso, con un coltello. Quella ragazza lì rinchiusa da penso chissà quale demonio, no? Rinchiusa in quella cella con il codice, che è uscita quella col pugnale, bruttissima, strainquietante. Abbiamo visto quell'uomo anche che faceva così, così con la testa, che era tipo tutto torto. E adesso vediamo se il diavolo, l'avete visto? E la ragazza bruciata in sedia a rotelle. Parliamo già di ben 5 personaggi, uno più inquietante dell'altro, raga. Tutti stra horror e fatti anche bene. È fantastico. C'è chi ama l'horror. Questo è da giocarselo, raga. Ma veramente da giocarselo. Poi se avete anche la fortuna magari di trovarlo in italiano, sto gioco è pure italiano. Allora, qua si può andare. E qui no, questa è la stanza emergenza. C'è del sangue lì pure. La lavanderia, eccola dov'è. E non ho la chiave. Protezione impianti e lavanderia. E qui non si può aprire. Con grande orgoglio dobbiamo andare dove c'è il sangue. Porco Madonna. Sono ritornato qui? Mi sa di sì. Sì. Presumo che me ne posso andare. Dimmi di sì, dimmi di sì. Perché no? Qua c'era il Godzilla, che mi sa che l'abbiamo chiamato così tante volte che è arrivato. È l'unica stanza aperta è questa. Secondo me c'è qualcosa da fare qui. Allora dobbiamo ritornare indietro. Però è strano che qua ci sia il sangue. Eh no, secondo me qualcosa c'è. Noi dovremmo cercare l'ufficio del dottor Rimaldi. Che non è questo, però magari può essere una di queste porte. Questa sì. What the fuck? It's bricked up. I need something to break through this wall. È murata. Questo gioco lagga comunque. Se vedete dei laghicchi così, è proprio lagga il gioco. Questa non posso interagire. Questa nemmeno. Ah, qua c'è un baule, non l'avevo mica visto. Aprilo. Comunque serve la chiave. Non abbiamo la chiave. E questa porta è chiusa. Quindi tutte queste porte sono bloccate. E una stranamente murata. Che sarebbe questa qui. Non possiamo fare nient'altro. Però magari. Magari andiamo di qua. Sembra corretto.
Cos'è che ho raccolto? Ah, la chiave. Mamma mia come lagga. La chiave penso per aprire. Oh, primo piano, ristrutturazione. La cosa è sicura, noi siamo in un ospedale in ristrutturazione. Ma tutto, perché il quinto, il piano terra e quell'altro, è tutto in ristrutturazione. Adesso dove cazzo era il box? Mi pare che era qui. Minchia, qua c'era il muro. Oh. È un pelato. Io quando lo vedo vado dall'altra parte. Il problema è che lagga. Ah, posso accendere la torcia? Vaffanculo. Mi stavo bloccando malissimo. Ma mi insegue? Provo a uscire. Dio c'è. Ma si è buggato. Si è buggato. It's too late now. You will come with me. It's too late now. Oddio, ragazzi. Ok, già non corriamo più veloce. Questo significa che lui non c'è. Noi dovremmo oltrepassare questo corridoio. Dovremmo avere la chiave per quella borsa che c'era lì. E in teoria questa qui era la stanza murata. Ma siamo noi. Minchia, chi mi sembra, raga? Sembra TK di Borderlands 1. Ve lo metto, se riesco, ve lo metto qua a schermo per farvi notare la differenza. È uguale, raga. Uguale. Però sta cosa è stranissima. Se questo qui è del Tour de Santis, che siamo noi. Wow, questo è un trip mentale incredibile. Come non c'è nulla? Questa cosa è stranissima che non ci sia nulla. Quando inciampo sto per barare. Si trova nell'aria, tiene ferma la nave. È pieno il pesce. Questo sembrerebbe il codice dell'armadietto e quindi è Rita. Mamma mia, che trip mentale mi sto facendo, raga. Quindi adesso io dove stracazzo vado? Torno indietro? Ma io direi di salutarci qui, raga, con questo trip mentale. Noi... chi siamo?